Grazie a lui, grazie per l'invito qui a queste giornate che anche in passato ho avuto la fortuna di frequentare, che insomma anche per un chirurgo, quindi insomma persone che per formazione culturale magari sono un pochino più lontane da queste metodologie, però sono sempre interessanti e affascinanti. L'argomento è un argomento un po' particolare di nicchia, per introdurlo potremmo magari mandare la domanda che può aiutare a non so come dire, farvi focalizzare l'attenzione su questo argomento che probabilmente nessuno mai si pone, ma anche in letteratura voglio dire, cioè di quale che possa essere dal punto di vista epidemiologico l'associazione tra carcinoma del pancreas e altri tumori, questo proprio anche per la prognosi così severa del carcinoma del pancreas, per cui quando viene diagnosticato spesso altri aspetti passano un pochino in secondo piano e quindi insomma anche a livello culturale non si fa attenzione. Stanno rispondendo, si stanno dividendo tra tumore della mammella e tumore del colon. Tumore del polmone, della prostata non hanno avuto voti. No, ecco, tumore del polmone è partito. Ha influenzato la votazione. No, stavo facendo la telecronaca, stavo facendo. Siamo più o meno arrivati? Aspettiamo ancora un attimo, non so. Mi sembrano stabilizzati. Va bene. Diciamo che la maggioranza ha indicato, abbiamo una grossa maggioranza ha indicato il tumore della mammella e direi che ha dato la risposta corretta, ha dato la risposta giusta, così è. Vediamo magari, passiamo alla mia presentazione, alla mia prima diapositiva. Questa relazione parte un po' dall'osservazione sulla nostra casistica di chirurghi che rivedendo le anamnesi dei pazienti da noi operati, posso avere la devo andare avanti io, sì? Ok, scusate. Rivedendo le anamnesi dei pazienti da noi operati, abbiamo appunto osservato che una quota tutt'altro che trascurabile di pazienti aveva una precedente neoplasia in anamnesi, circa quasi un quarto dei pazienti. E il tumore della mammella è quella che la faceva da padrone, quasi il 7% dei pazienti che noi abbiamo operato per un cancro del pancreas erano già state operate per un tumore della mammella, che non è per niente poco. Anche il tumore della prostata, dopo il tumore della mammella, è quello che più abbiamo trovato rappresentato, il 3.4%, anche questo è un dato che ci ha colpito. Questo poi andremo avanti, ma vedete che in letteratura non c'è molto su questo, e anche altre neoplasie, soprattutto anche quella del colon retto, rappresentate in modo sicuramente con una percentuale più alta della popolazione generale. Insomma. Quindi, diciamo, sicuramente una correlazione cancro del pancreas, cancro della mammella che fa riflettere e che è esperienza anche di oncologi medici genetisti, non è così infrequente quando viene fatto un albero diciamo genealogico trovare famiglie con una concentrazione di tumori della mammella, tumori del pancreas e anche dell'ovaio piuttosto rappresentati all'interno della stessa famiglia, all'interno della stessa aggregazione familiare. E diciamo questa correlazione tumore del pancreas e tumore della mammella è intrigante, è curioso, perché ha anche un altro aspetto, e cioè che voi probabilmente sapete che tumori secondari al pancreas, cioè una metastasi pancreatica proveniente da un altro tumore, è un evento abbastanza raro, il tumore del rene è quello che più frequentemente da questo, ma dopo il tumore del rene c'è il tumore della mammella. Noi abbiamo rivisto all'interno del nostro centro, la nostra serie di una quarantina di tumori metastatici pancreatici e quattro di questi erano tumori della mammella. Questo è uno di questi casi studiato dalla nostra ecoendoscopista, la dottoressa Carrara. Era un tumore bifocale che aveva già ecoendoscopicamente un aspetto un po' inusuale e che alla biopsia si dimostrava essere all'esame appunto istologico compatibile con una metastasi di un progresso carcinoma mammario. Non sono cose frequenti, ma è un altro aspetto clinico che sottolinea la correlazione tra queste due neoplasie.
correlazione tra queste due neoplasie, di cui quel poco che c'è in letteratura è tutto visto dal punto di vista del tumore della mammella. Cioè esistono dati, non molti, ma ci sono dati epidemiologici su pazienti affetti da carcinoma mammario, in cui si ha il dato di qual è la prevalenza all'interno delle famiglie di queste persone di un carcinoma del pancreas. Il contrario sostanzialmente c'è molto poco. Ci sono questi due registri, questo internazionale e questo italiano di Modena, gestito da Stefano Cascinu quando era Modena, che coincidono abbastanza sulla percentuale. Voi vedete che circa il 7% è la probabilità che una paziente con carcinoma mammario abbia in famiglia un paziente con un carcinoma del pancreas, che anche questo è un dato non trascurabile, insomma, è sicuramente molto superiore a quello della popolazione generale. Quindi, nel momento in cui si vanno a vedere questi dati epidemiologici, si conferma che c'è questo tipo di correlazione. E questa correlazione probabilmente è mediata in gran parte dalla mutazione del gene BRCA. È quello a cui il professor Frulloni faceva riferimento citando Angelina Jolie, che ha questa mutazione, come, insomma, come lei ha detto all'opinione pubblica. E allora, se noi vediamo una paziente con un carcinoma mammario e una mutazione di BRCA1, ha l'11.3 di probabilità di avere un familiare con un cancro del pancreas. Questa probabilità sale a quasi il 13% se la mutazione BRCA2, ma in modo abbastanza interessante, anche se la paziente non è mutata, ha comunque una percentuale piuttosto elevata, sopra il 5%. Quindi BRCA è sicuramente il principale link dell'associazione carcinoma pancreas, carcinoma mammella, ma non è l'unica spiegazione, perché altrimenti queste percentuali sarebbero intorno all'1%. E quindi molto interessante questa associazione, che si focalizza comunque in gran parte sul BRCA. Anche qui ci sono qualche altro dato in letteratura. Questa è una coorte canadese di pazienti mutate BRCA1, BRCA2, che sono state seguite per un periodo molto breve, meno di 2 anni. 8 pazienti hanno sviluppato un cancro del pancreas in questo breve periodo, 3 avevano già avuto un cancro della mammella e 2 avevano un familiare di primo grado con un altro carcinoma del pancreas. Per cui numeri piccoli, ma in questi piccoli numeri percentuali molto, molto illuminanti. E dato ancora più interessante è questo, che arriva da questo studio statunitense, in cui sono andati a rivedere l'imaging radiologico di 204 pazienti mutati con tumore alla mammella e mutate BRCA. A parte il fatto che anche in questo sottogruppo le percentuali di storia familiare o personale di cancro del pancreas erano alte, sono state trovate delle percentuali molto molto alte di alterazioni morfologiche del pancreas all'imaging, all'attacco, alla risonanza. Addirittura il 20%, di cui è 17% di IPMN, che, come sicuramente sapete, è una neoplasia cistica mucinosa che può predisporre all'insorgenza di carcinoma pancreatico. Se confrontate con la popolazione generale, delle differenze ovviamente molto, molto nette. Per cui, diciamo, la possibile ipotesi, tutta da dimostrare, che una mutazione di BRCA possa agire in senso favorente o predisponente allo sviluppo di un cancro del pancreas attraverso una alterazione preneoplastica anche evidenziabile radiologicamente. Interessante anche vedere se da un punto di vista clinico questi carcinomi del pancreas, diciamo, associati a una mutazione BRCA, hanno delle caratteristiche cliniche diverse dal carcinoma del pancreas, chiamiamolo sporadico, non associato a una mutazione clinica. Qui abbiamo alcuni dati interessanti del registro italiano di Modena. L'età di insorgenza è sicuramente più giovane, più precoce di quella della popolazione generale. E in modo abbastanza interessante la sopravvivenza a un anno è superiore, anche se questo vantaggio si perde poi dopo, a distanza 5 anni. Ci può essere una spiegazione di questo fatto, della prognosi diversa, perché, forse anche questo lo sapete perché è stata data abbastanza enfasi a questo dato, anche dai mezzi di informazione, i pazienti con carcinoma pancreatico BRCA mutato hanno una diversa
sensibilità, una diversa risposta ad alcuni farmaci chimioterapici, in particolar modo ai platino derivati e agli inibitori di PARPA, all'Orapaleib. Sono gli studi dell'oncologa israeliana Tania Golan, che ha recentemente pubblicato questi dati. Questa è una coorte multicentrica, da lei coordinata, di pazienti sottoposti a resezione chirurgica per carcinoma pancreatico e suddivisi in mutati BRCA o, diciamo, wild type. Globalmente nessuna differenza nella sopravvivenza. Analizzando il sottogruppo che ha fatto chemioterapia adiuvante postoperatoria con platino derivati, una differenza nettissima a favore dei BRCA mutati, proprio perché, da un punto di vista, diciamo, di biologia molecolare, il tipo di mutazione favorisce l'azione antineoplastica dei platino derivati. Quindi anche ovviamente una ripercussione pratica non trascurabile del sapere se un paziente con cancro del pancreas è o no BRCA mutato, perché come l'oncologo sceglie un tipo di chemioterapia differente sapendo che alcuni tipi di chemioterapia sono più efficaci. Quindi informazioni non solo, diciamo, interessanti da un punto di vista culturale e speculativo, ma in prospettiva con una ricaduta pratica che non è zero. E qual è il contributo, diciamo così, globalmente di questa fettina di pazienti mutati BRCA all'interno dei pazienti che, come diceva Raffaele Pezzilli, hanno una predisposizione familiare al cancro del pancreas? Probabilmente è una percentuale non piccola. Qui il gruppo di Barsch è andato a rivedere 26 famiglie europee con un'alta concentrazione di carcinoma pancreatico, perché avevano più di due o più familiari di primo grado affetti, e il 20% di queste, andandole a testare tutti, aveva una mutazione di BRCA2. Quindi probabilmente, siccome non viene fatta di routine la ricerca di questa mutazione, nel momento in cui uno andasse a farlo di routine in queste famiglie ad alto rischio, probabilmente scoprirebbe che il contributo della mutazione di BRCA è molto alto. In questo studio 20%, 1 su 5, aveva la mutazione di BRCA. Stiamo parlando di famiglie con aggregazione familiare di cancro del pancreas, non casi sporadici. Pochissimi dati al contrario, cioè finora abbiamo visto tutto focalizzato su chi si sa che ha il tumore della mammella e sui familiari di chi ha il tumore della mammella. In chi invece ha il tumore del pancreas, o meglio i familiari di chi ha il tumore del pancreas, hanno un rischio aumentato di avere tumore alla mammella? Sembrerebbe di no, a meno che noi consideriamo il sottogruppo di quelli mutati in cui il rischio un pochino aumenta. Quindi insomma è chiaro che, considerando la prevalenza e la gravità prognostica di tumore del pancreas e tumore della mammella, il ragionamento vale applicato a chi ha il tumore della mammella e ai familiari del tumore della mammella. Applicato al contrario, insomma, può essere interessante, vero, speculativo, ma poco utile. E anche qui ci sono anche questo è un altro dato che rafforza quello che ho detto, cioè che anche chi ha il tumore del pancreas, cioè soprattutto se uno è mutato, un maggior rischio di carcinoma del pancreas. Tornando alla nostra esperienza personale, finora abbiamo parlato di tumore della mammella, volevo dire qualcosa anche dell'associazione col tumore della prostata, di cui in letteratura non c'è assolutamente nulla, mentre sulla mammella qualcosa abbiamo trovato, sulla prostata non viene sostanzialmente menzionata, mentre nella nostra serie la percentuale meritava comunque un'attenzione. In realtà, in questo studio che ho citato prima, anche la presenza di tumore della prostata in chi ha una storia di cancro pancreatico, è piuttosto elevata. Questi sono dati un po' difficili da interpretare, in realtà sono i dati della Tempero di San Francisco, si riferiscono ai pazienti con cancro del pancreas che sono stati riferiti al loro centro di genetica. Sono tutti pazienti che sono stati studiati e analizzati dal punto di vista di ricerca di mutazione, e quindi sono un sottogruppo selezionato con delle percentuali tendenzialmente alte, e comunque il 18% di chi ha il cancro del pancreas ha una storia familiare di cancro della prostata, per cui sicuramente una percentuale che non può passare inosservata. E molto verosimilmente anche per il cancro della prostata la spiegazione, diciamo così, biologica di questa associazione va ricercata in gran parte, perlomeno, nella mutazione di BRCA. Infatti da non molto si è iniziati a ricercare la mutazione di BRCA anche nel cancro della prostata, e qua voi vedete riassunte quelle che sono le prevalenze di mutazione di BRCA1 e BRCA2 nei tumori in cui finora sono stati ricercati.
tumore della mammella, in cui entrambi sono molto presenti, tumore dell'ovaio, in cui nettamente alto BRCA1, un po' meno BRCA2, colon retto poco, la prostata, il BRCA2 a 2.6 e 4, che è abbastanza simile a quello del pancreas, che è 2.2, per cui diciamo che oltre alla mammella che la fa da padrone, anche il tumore del pancreas e il tumore della prostata hanno delle prevalenze di mutazioni di BRCA2 sicuramente molto più alte della popolazione generale. Questo per tutto quello che può dire la letteratura. Noi abbiamo voluto così, nel nostro piccolo, cercare di capire qualcosa di più nella nostra serie, nella nostra casistica. Ripeto, è una serie chirurgica, i dati sono basati sull'anamnesi raccolta dei pazienti, quindi con tutti i bias che ci possono essere. Noi siamo, non so come dire, contenti di avere il dato, perché probabilmente non tutti i gruppi raccolgono in modo accurato un dato di questo tipo. Posso farvi vedere quella che era l'età, la diagnosi del primo tumore, quella della mammella più giovane degli altri. Abbiamo voluto vedere se c'era, diciamo, differenza sull'età della diagnosi di tumore del pancreas in base al tipo di associazione, non l'abbiamo trovato. L'intervallo medio tra tumore della mammella e tumore del pancreas piuttosto lungo, 9 anni, quello della prostata più corto, 5 anni. E abbiamo voluto vedere se quel dato suggerito da quello studio statunitense di alta percentuale di alterazioni morfologiche del pancreas e di PMN nei pazienti BRCA mutati, in qualche modo potessimo trovare nella nostra serie per supportare l'idea che fosse una presenza di neoplasia mucinosa intraduttale a fare da driver alla diagnosi di cancro del pancreas. In realtà nei nostri dati non possiamo dire così, perché paradossalmente in quelli che avevano avuto precedenti tumore della mammella, solo in un caso c'era un IPMN, quindi quasi meno che nei pazienti senza storia familiare, per cui noi non possiamo confermare questa, che sarebbe un'ipotesi molto, molto affascinante. Abbiamo anche voluto vedere se erano più avanzati o meno avanzati i tumori, diciamo, associati ad altri tumori, ma anche qui non abbiamo trovato delle differenze significative, o comunque anche che in qualche modo possono balzare all'occhio. Questo per quanto riguarda lo stadio, e qua per quanto riguarda parametri istologici più fini come la presenza di angioinvasione e di neuroinvasione, che si distribuiscono in modo sostanzialmente sovrapponibile nei vari gruppi di pazienti, cioè senza anamnesi positiva, con anamnesi per mammella, per prostata o per altri tumori. Anche la percentuale di linfonodi positivi o di grading della neoplasia non sono risultate diverse, pur nell'ambito di numeri piccoli, all'interno di queste nostre diverse categorie, così come il tipo di intervento chirurgico, l'asportazione della testa, del corpo coda o asportazione totale, non è risultata diversa, a dimostrazione che la sede di insorgenza della neoplasia più o meno era la stessa, e anche la multifocalità, che poteva essere un altro parametro concettualmente interessante, non era differente, così come la radicalità chirurgica non è cambiata. Per quanto riguarda la sopravvivenza, anche qui non abbiamo trovato delle grandi differenze. Sicuramente non sono andati meglio, diciamo così, i pazienti con tumore della mammella, senza avere differenza significativa, forse un trend verso una peggior sopravvivenza rispetto agli altri, quindi sicuramente non un fattore protettivo, perlomeno nella nostra esperienza. Quale può essere la ricaduta di queste, diciamo, osservazioni su quei programmi di screening di cui ci parlava prima Raffaele? Questi sono i criteri di inclusione del nostro registro italiano di sorveglianza, che ricalcano quelli internazionali, ricalcano quelli del CAPS prodotti dalla Canto, e quasi tutto il mondo, chi ha dei progetti di sorveglianza, applica con delle minime differenze questi criteri di inclusione. E voi vedete che possono essere inclusi soggetti con mutazione BRCA che abbiano un consanguino di primo o secondo grado con cancro del pancreas. Cioè, se uno ha solo la mutazione BRCA, non è previsto che entri in nessun programma di sorveglianza per il cancro del pancreas. Questo è quello che viene fatto attualmente ovunque finora, e nel nostro lavoro, nella nostra esperienza, guardato da Raffaele, la percentuale di pazienti che sono stati inseriti per mutazione di BRCA era abbastanza esigua, erano solo 10 casi, perché erano quei 10 che avevano anche un familiare con cancro del pancreas. Ci si può forse chiedere, alla luce di questi dati che stanno un po' emergendo su questa associazione di BRCA, se alcune cose non vadano un pochino modificate, nel senso,
di dare più importanza a quello che può essere una nota mutazione genetica piuttosto che non semplicemente un dato anamnestico familiare con tutti i limiti di questo. E questa è anche un po' una direzione in cui negli Stati Uniti stanno andando. Le considerazioni finali che si possono fare, quindi sottolineare fortemente questa maggiore incidenza di carcinoma pancreatico in chi ha una storia personale o familiare di carcinoma mammario e una maggiore incidenza in chi ha una mutazione BRCA anche in assenza di dato anamnestico di carcinoma mammario, e in minor misura questo vale anche per il carcinoma prostatico. Quindi probabilmente questi criteri di inclusione, forse come tutto, va rivisto, va aggiornato, va modificato, a parte la problematica dei costi già citata stamattina per le terapie farmacologiche dell'epatocarcinoma. Il problema di fare un'analisi di mutazioni in tutti i pazienti che hanno una neoplasia di un certo tipo mammario o pancreatica, è un argomento forte, perché sicuramente identificare chi ha una mutazione BRCA, che attualmente è quello più noto, ma ci sono anche PALP, ATM, ci sono anche altri geni che possono implicare, poi dopo un programma di sorveglianza per cercare di giungere a una diagnosi precoce, che è il grande problema del cancro pancreatico. Per cui probabilmente, ripeto, la strada è un po' questa. Negli Stati Uniti stanno già andando in questa direzione, loro hanno una copertura assicurativa di un sistema sanitario diverso dal nostro, ma è previsto dalle loro coperture assicurative di fare questo test a chi ha cancro del pancreas, che viene fatto a tutti attualmente, a chi perlomeno ha questo tipo di coperture, e questo sta portando un po' un cambiamento. Noi qui quello che possiamo fare a livello clinico per ora è mantenere perlomeno un elevato sospetto clinico nei soggetti che hanno una pregressa neoplasia mammaria. Grazie.